è pronto a battere in questo istante. C'era sulla prova così in mezzo mentre una gabbia di quattro giocatori di fine maglia Amaranto. È stato il primo cambio fatto anche per il caso di nuovi giocatori, vedete Petris, vediamo che entrata appena si volta il numero. Nel frattempo Morello prova ad andare in solitaria un po' a portarsi appresso il difensore avversario, poi ma c'era ancora spazio di nuovo a ritrovare Morello sulla destra da quest'altra parte, prova a chiudere il secondo palo Molinari, ma Morello è lì a calcio. Sono 8 minuti nel corso di questa finale, Cassarino 1-2, era ottimo perché Cassarino era entrato centralmente, ma la posizione alla fine arriva con la conclusione di Santini, era liberata benissimo con il mancino, palla che si stampa sul... Lascia lì palla per Cassarino, esce però Ferretti, Cassarino alla meglio per un attimo, poi un po' di confusione, alla fine è sempre il capitano a impostare bene per Masi, sguardo lungo di Masi. Non c'è tanta possibilità di andare, quindi si torna ancora da Ferretti. Tanto movimento sulla destra da parte di Tomolati. Effettivamente invece a sinistra, per Tagostino con la sua palla se la porta bene Tagostino, che riesce a superare il primo avversario, poi con la punta. Forse si poteva andare da Tomolati, invece nel 19 femminile, la prima più alta della femminile in questa edizione del Torre del Cap. Intanto Tomolati si è liberata bene al tiro, poi va a calciare fuori. Fischia l'arbitro, tema c'era di punta addirittura addosso ad Agostino. Andiamo, infatti, una parte Ferretti da quest'altra parte a prendere campo. Poteva andare da Masi, invece caccia la porzione di campo davanti alla difesa del Casoli. Il tentativo intanto verso la porta con Serpenti. Calcio d'angolo quindi per Fuzzare a Pontiniano. Da fuori può scaricare forse Morello, è un velo perché la palla è più perso Santini. Arriva l'errore purtroppo di Serpenti e c'è il gol del vantaggio. Si sblocca quindi questa finale con la rete della numero 30. Questa rimessa laterale molto vicino al corner. Palla per Ferretti. Arriva a calciare di punta. Si deve distendere Bolognesi che va a salvare il risultato. Ancora dietro con il controllo palla per Macera. 1-2 da Ferretti. Con esterno ancora a trovare Tagostino. Si gira bene questa volta. La sfotta alla grande Tagostino che può anche calciare addosso però a Cassarino. Un altro errore troppo improvvisa quest'oggi il Casoli. Sta facendo forse questo la differenza. Masi, palla per Tomolati di prima, palla che si alza troppo. Tagostino può andare, deve intervenire però Cassarino. Tagostino verso la porta, la risposta di Bolognesi, poi è brava Morello comunque a scaricare, perlomeno ad allontanare l'attaccante. Va rimanere in attacco. Tagostino riceve ancora il pallone, non è benissimo, deve andare con il tiro che però ovviamente gli viene morbido. Facile risposta di Bolognesi. Stava per liberare Santini, però ora un 3 contro 2. Vediamo se riescono ad andare in porta con Masi. Brava per Cassarino a rallentare Massimo Morello. L'azione del caso di Cossi in mezzo e sotto porta di Michele. Attentissimo, Anele Tapin va a trovare il gol del pareggio che forse meritavano questo secondo tempo. Siamo sulla sinistra, ma Masi. Dietro per Ferretti, prova ad uscire Molinari ovviamente senza andare troppo allo rimbaggio. Ferretti di nuovo, Masi sulla destra, quasi a memoria per Tomolati. Ora il suggerimento doppio flip era possesso per il Fuzza Pontina, prima di uscire da sola Morello sulla sinistra si libera Molinari, Morello però sterza dalla parte opposta prima di calciare verso la porta, deve mettere la manona qui Serpente. Calcio d'angolo, la mette a terra, pallone ancora fuori, di nuovo Morello sempre centrale, poi Molinari non riesce a buttare in porta il pallone che rimane comunque lì con Santini e poi cade Molinari, chiusa però bene ancora dalla difesa delle Casoli. La stessa Morello che finta il momento di andare avanti, poi si fa vedere di nuovo avanti per liberare il destro verso la porta. È un super gol della numero 68 che riporta avanti il Fuzza Pontinia. No, come in precedenza, anche se la palla è uscita. Una pioggia ghiacciata questa sul mondo Casoli, intanto possibilità per Cassarino, da quest'altra parte c'è Molinari, il pallone però è troppo morbido, esce bene Serpente che va a chiudere, la palla rimane lì con Cassarino che calcia, Serpente nuovamente a buttare il pallone, forse chiude a ritenere il pallone in campo ma non riesce, Di Michele, dietro il suggerimento per D'Agostino, con il piatto da allargare ancora da Ferretti, la tiene il capitano, Di Michele fa il movimento simile a quello che ha portato al gol del pareggio, Ferretti così trova lì il pallone, poi calcia verso la porta con Bolognesi, il sinistro di Michele prima di andare da Deangelis, in due fare un po' di muro davanti a lei, si prova da
da sfidare ancora Santini, la porta forse troppo vicino alle rigore, il cross viene però controllato da Morello, si lancia da solo a Morello che poi sterza intelligentemente ad allargare però troppo debolmente per Macera, infatti deve velocizzare, sbaglia qui il difensore, poi è brava in due volte bolognesi a respingere il tiro prima di De Angeli, di Ragostino, poi di Topolati. Santillina. Ultimi 60 secondi di questa finale, deve provare adesso ovviamente il tutto per tutto il Casoli. Ferretti, pallone che non passa, brava Morello, ancora a lanciarsi addirittura dall'altra parte, Morello ne salta tutti a tu per tu con il serpente Morello e si va a guadagnare lei il titolo sicuramente di MVP di questa finale, trova il gol del 3-1, un cost to cost quello di Morello, ruba palla dietro, intercetta un passaggio e va a trovare il gol della sicurezza, il gol del 3-1, esce fuori ma non c'è più tempo, triplice fischio del direttore di gara, vince la categoria under 19 femminile il futsal a Pontina che batte 3-1, un ottimo Casoli.